Dunque, voi sapete, io ho incontrato Chiara nel 1948. Era da un paio d'anni che una ragazza del mio paese, Argia, che qualcuno conoscerà, mi parlava di Chiara, invitandomi a conoscere, dato che io mi interessavo sulla stampa di tutti i fenomeni religiosi. Ma io non me ne curavo di conoscere questo movimento mosso da una ragazza, una terziaria, perché era nel dopoguerra un periodo in cui una quantità di gente, uomini e donne, proponevano delle soluzioni fantastiche per mettere fine alla guerra, per riparare il mondo. Tutti volevano riformare il mondo. Quindi io credevo che fosse una delle tante fantasiose che volevano far perdere tempo. Figura, mi ricordo che vennero a propormi di diventare presidente di una azienda di mode cristiane. Io di mode me ne intendevo moltissimo, figura. Non ho mai comprato un vestito io, me li comprava sempre mia moglie. Beh. Se non che, siccome io non andavo a vedere questa ragazza venne a vedere me. Era una terziaria francescana e venne con... Bravo, grazie, mi ha fatto ricordare. E venne con un cappuccino, un minore, un conventuale e un terziario francescano. Io subito vidi il carattere unitario di questa ragazza, perché era riuscita a collegare cappuccini, conventuali e minori, che sono stati nella storia quasi sempre a litigare tra di loro. Io come bibliotecario alla Vaticana avevo consultato tanti di quei libri. Ma io ero diffidente, come dico, perché in quel tempo Monsignor Montini, l'attuale Papa, mi aveva detto che di proposte di riformare la Chiesa ne arrivavano molte in Vaticano, dove gli impiegati avevano costruito un archivio con sopra il titolo scherzoso Manicomio della Chiesa. Il manicomio della Chiesa. Quindi mi aspettavo di sentire qualche strampalata. Invece parlò Chiara e io restai sbalordito, capovolto, incantato. Lei mi raccontò la storia di lei e delle sue compagne e io fui commosso dalla esposizione attraente per la sincerità e la carità che rivelavano una straordinaria unione con Dio. Ricordo che dicevo allora: io non ho più bisogno di prove scritte o stampate sull'esistenza di Dio, perché mi basta vedere Chiara. Credo in Dio perché lo vedo in questa creatura. Appena finito di parlare, ella fece il cenno di andare via. Io dissi tra me: bisogna che non perdo il contatto con questa creatura. E allora ne inventai una io da deputato, sai, perché vennero a trovarmi al Parlamento a Roma. Io: senta, perché quello che lei mi ha detto non me lo mette per iscritto, che io lo pubblico sulla rivista Fides che si stampa in Vaticano e che è diretta da me? Una rivista di cui Monsignor Montini diceva che non era una rivista cattolica. Era la rivista cattolica. Basta, esortata dai compagni, lei mi disse di sì.
E allora io andai a casa contento e incantato e scrissi sul mio diario, facevo un diario in inglese, o quasi inglese, insomma, in cui narravo tutto l'episodio dell'incontro e concludevo con queste parole: She talked as a saint inspired by the Holy Ghost. Ella ha parlato come una santa ispirata dallo Spirito Santo. Io colsi subito il tipo unico, straordinario: non mi era mai nella vita successo di incontrare una creatura simile. E sì che aveva parlato un quarto d'ora di cose molto modeste, ma ci si sentiva che in quella voce, in quell'anima, parlava a Dio, viveva a Dio. Era un fatto sbalorditivo, non mi era mai capitato. Avevo pensato che fosse limitato ai primi tempi della storia cristiana, quando c'erano gli ispirati dallo Spirito Santo. Quindi lei mi scoprì un cristianesimo nuovo, sì che io conoscevo, credevo di essere maestro in Israele, avevo scritto una cinquantina di libri, di cui alcuni tradotti anche in cinese, in giapponese, Malayalam, eccetera. Quindi dico, lì trovai invece la novità, trovai che io conoscevo la parte esterna, la dottrina, la storia della Chiesa, ma non conoscevo la parte mistica, la parte interiore, la vita spirituale con Dio. E bisogna dire che io fui trasformato. Tanto mi ricordo che, avendomi incontrato qualche mese dopo, il presidente del Senato mi disse: ma Giordani, che hai fatto? Non ti si riconosce più. Come scrivi, non scrivi più come prima, che ero aggressivo, eccetera. Io assalivo gli eretici, ero il martello degli eretici. Chiara invece mi disse che dovevo essere il mantello degli eretici. Dice: non ti riconosci più, ma che ti è successo? Era successo che io avevo scoperto il cristianesimo di Chiara più evangelico assai del mio. Lei mi mandò lo scritto del suo discorsetto e io lo pubblicai con un bel cappello di presentazione di questa creatura. Lo pubblicai su Fides, dove tutti quanti lo hanno letto, perché erano i tempi di guerra, quello che l'ho scritto erano i tempi di guerra, fu loro fatto. Continuai il dialogo con Chiara, o scrivendole, e mi ricordo che in una lettera mi disse: abbiamo ricevuto la tua lettera dove ci parli dell'unità, l'ideale di Chiara era l'unità. Dice: siamo rimasti così contenti che noi focolarini, che ci abbracciavamo tra di noi dicendoci: finalmente il nostro ideale ha un rappresentante in Roma. Ma quando potevo cominciai ad andare a Trento, e tutte le volte che facevo un viaggio, allora come deputato ne facevo tanti di viaggi, passavo per Trento. Per esempio, per andare a Frascati passavo per Trento, per andare a Napoli passavo per Trento, per andare a Barcellona, a Londra, sempre per Trento passavo. E piano piano mi ricordo una grossa: c'era il congresso del mio partito, io ero un deputato, e nell'andare al congresso a Milano, invece di andare verso Venezia dove c'era il congresso, presi la strada di Trento e feci il congresso con le pope. La prima volta che arrivai a Trento andai a Piazza dei Cappuccini numero 2, dove abitavano le pope. Il tassista mi lascia in mezzo alla piazza, dico: e dove sta il numero 2?
chi ne sa niente. La guerra aveva distrutto, smantellato le case, distrutto molti palazzi, eccetera. Si raccapezza più. Dico, dove vado? Dice, s'arrangi. E io resto in mezzo alla piazza così a aspettare, vedo la gente che passava. Tra l'altro vedo in mezzo alla gente una ragazza che mi pareva che fosse del tipo di Chiara. E vado incontro a lei. Dico, tu sei una focolarina. Le do del tu perché avevo sentito dire da Chiara che si dava del tu. Tu sei una focolarina. E lei come lo sa? Dico, ci va poco a vederlo. Basta guardarvi in faccia. Vado in focolare e quello che mi colpì è vedere in che maniera si viveva la vita. Io non conoscevo la vita religiosa in quella maniera. Cioè gente che viveva sempre in compagnia di Dio, in compagnia di Gesù, Gesù in mezzo. E voi sentivate i discorsi di queste ragazze, cominciando da Chiara, e tanto dicevano, mamma mia, che bello, Gesù, Gesù, mamma mia, che bello. Stavano sempre in stato di incantamento. Ora, che successe? Che loro vivevano facendo la carità ai poveri e pregando, vivendo di Dio. E lavorando. E io invece portai lì dentro altri discorsi, cominciai a parlare della politica, dei problemi del pane che non si trovava la farina, la rivoluzione che si temeva da un momento all'altro e tutti i problemi della famiglia che io conoscevo perché avevo una famiglia, 4 figli, eccetera. Ero ferito, avevo fatto la guerra, detestavo la guerra, eccetera. E Chiara si interessò a questi discorsi, si interessò a questi discorsi. E visto che si interessava, un giorno la invitai alla Camera dei Deputati, a Montecitorio, a parlare ad alcuni deputati. Io dicevo, se ha fatto effetto a me, farà effetto anche ad altri. E difatti parlò a una 15ina, una 20ina di deputati, che rimasero molto impressionati. 5 o 6 di loro vollero diventare focolarini. Poi uno dei deputati presenti, l'onorevole Palmiro Foresi, invitò Chiara a Pistoia a parlare all'Azione Cattolica. Chiara non poté andare e mandò Graziella. E Graziella, come capita, Graziella fece rovine perché c'era un ragazzo che si chiamava Pasquale e gli uccise l'uomo vecchio e ne fece un focolarino. Pasquale Foresi è nato così. Era tremenda Graziella. Tanto che io di tutte le sue avventure feci un volume, 2 volumi, non mi ricordo. E sulla prima pagina scrissi il motto: è un miracolo quando non fa miracoli. E un giorno passeggiavamo lungo il mare a Fregene, dove eravamo ospiti di un focolarino Alvino, che aveva lì una bella casa, una villetta. Mentre passeggiavamo io vedo l'onorevole De Gasperi, che era il capo del governo, mio amico e mio deputato. Era stato mio funzionario alla Biblioteca Vaticana sotto il fascismo. Ora, appena lo vedo, dico, senti, qui ti presento le tue connazionali, sono le tue compaesane. E chi sono? E sono delle creature che pensano così, così. Perché non vieni a sentire la loro storia? Vieni a pranzo con noi, che ti raccontano la storia del focolare. Ah, non posso, tremendo, c'ho affari tremendi di Stato. E
e bisogna che corro, non posso, appena mangerò un boccone in fretta in una trattoria e scappo. Difatti si teneva proprio la rivolta per la fame, perché no, se non arrivavano le navi dall'America si moriva di fame, le navi di grano, le Liberty. E poi si temeva sempre la rivoluzione comunista. Beh, dico, ma almeno viene a prendere il caffè, gli dico io. Allora, se ne va. E noi andiamo a mangiare. Arrivata l'ora del caffè, ecco apparire De Gasperi, il quale aveva fretta, doveva andare a correre, cioè, si mette a sedere e comincia Chiara a parlare. E la sera alle 9 De Gasperi stava ancora a sentire. Tanto che siamo usciti insieme sotto le pine, allora non c'erano lampade elettriche, non c'era luce, e all'oscuro mi disse: stamattina mi ero svegliato disperato, voi mi avete ridato la speranza. Cioè il nostro ideale era fatto anche per la politica, ha fatto per tutto. E qui, questi giorni, ho letto, è uscito un libro della figlia di De Gasperi, in due volumi, in cui si parla, ci sono delle lettere scritte a me, ai nostri amici, ma ecco come scrive la figlia, che si chiama Romana De Gasperi. Nel 1949, febbraio, a Fregene si incontrarono De Gasperi, Giordani e un gruppo di ragazze del Movimento di Unità. Sa, parla con imprecisione, vero? Una ragazza bionda dal nome Chiara, beh, il biondo ce l'ha messo lei, perché le ho telefonato quando l'ho letto, ma Chiara non è bionda. Una ragazza bionda dal nome Chiara dimostrò tale semplice ed entusiastica gioia e tale profonda spiritualità che De Gasperi ne restò impressionato. È la figlia che dice questo. E tra le altre lettere le scrisse il 21 aprile 1951 questa: debbo a lei, a Chiara, e alle sue associate, le focolarine, un ringraziamento per gli affettuosi auguri e per le fraterne preghiere. Il sentirsi uniti sotto le ali della paternità divina offre un senso di serenità e di fiducia anche nell'ora della tribolazione. E ora travagliata è questa, in cui l'uomo che ha responsabilità di governo è attanagliato da un feroce dubbio, che si preparino giorni amari per il nostro paese. Si prevedeva la catastrofe, tanto che io che ho scritto La vita di De Gasperi l'ho intitolato Alcide De Gasperi, il salvatore dell'Italia. Dunque, per il nostro paese, che noi non siamo preparati ad affrontare la tragedia con la solidarietà e compattezza necessaria. Se non fossi tenuto a partecipare alla responsabilità di quella parte di storia che la provvidenza deferisce al libero arbitrio degli uomini, me ne starei appartato e rassegnato comunque ai voleri di Dio. Ma per il cristiano che intende la politica come estrinsecazione della sua fede e soprattutto come opera di fraternità sociale e quindi di suprema responsabilità in confronto dei fratelli e del padre comune, quell'angoscioso travaglio diventa un dovere inesorabile. Una lettera profonda, per chi aveva capito che Chiara capiva queste cose. E difatti
non c'è una creatura tra le donne che conosco io che capisca la politica come c'è. Perché tutto ciò che è umano la interessa. Ma quando la conobbi io, lei non pensava davvero alla politica. Io, per spiegarvi, da ragazzo, leggendo la vita di Santa Caterina Siena, avevo sempre invidiato quei giovani che erano diventati seguaci di Santa Caterina Siena, la quale teneva nell'Allegra Brigata, come la chiamava, quella che è il nostro focolare, lei era brigata, teneva uomini, donne, vecchi, giovani, soldati, uomini di governo, ignoranti, operai, tutti, e li condeva in una comunità, in una unità stupenda, che se non fosse morta a 33 anni, anche lei faceva politica, che riuscì a persuadere il re di Francia a far ripartire il Papa per Roma, da Avignone a Roma, ristabilì l'unità della Chiesa, così, ed era un analfabeta, ma le sue lettere, le lettere che dettava sono stupende. E io dico, beati quei giovani che l'hanno seguito. Se nascesse un'altra Santa Caterina. Avevo tentato di unirmi a qualche comunità religiosa, ma ho visto, tutti quanti dicevano, sì, ti vogliamo bene, sei caro a noi, ma non possiamo, la regola non permette, tu sei laico, devi stare con i laici, noi siamo consacrati e siamo consacrati. Da una parte i consacrati, dall'altra gli sconsacrati. Da una parte lo stato di perfezione, dall'altra lo stato di imperfezione. E si andava avanti e non ci si incontrava. E la maggior parte dei laici piano piano perdevano la fede. All'epoca mia la maggior parte era indifferente, anticlericale, atea. Io capii che potevo fare questa proposta a Chiara invece, perché vedevo un'anima enorme. Tanto che dicevo alle focolarine, ma voi sapete chi è Chiara? Faceva Giorgi, è una popa. Lo so che è una popa, ma che popa? Che cosa c'è dentro quell'anima, quell'ingegno? Una volta parlando di lei al Papa dissi, è il genio della santità. Cioè non ha soltanto la santità, ma è il genio. Tanto che le focolarine scopersero Chiara. E vi leggo qui una letterina di Dori, che era discepola di Chiara e fu la seconda focolarina. La prima fu l'Anzolone. E l'aprile del 49, dopo 4-5 mesi che io conoscevo Chiara, carissimo Foco, voglio comunicarti subito tutta la mia gratitudine per la tua visita a Trento e desidero così farti conoscere l'impressione della mia anima al tuo passaggio. È stato come se io fossi stata una bimba piccina in braccio a sua madre. Non vedevo e non capivo che per lei. Quando sei venuto tu, mi togliesti dal suo braccio e mi mettesti per terra dicendomi, guarda com'è grande tua madre. Mi hai rivelato qualcosa di cui istintivamente ero a conoscenza, ma la tua presenza me l'ha fatta capire in tutta la sua ampiezza. E questo un po' fu il fenomeno delle prime focolarine. E vorrei dire che è toccata a me un po' anche questa missione di far conoscere Chiara. Anche al Papa e a tanta gente. Il nostro rapporto era basato un po' sulla convivenza, vorrei dire, la coesistenza di due valori, di una categoria di due valori. Li ho scritti qui. Sacro e profano.
Chiara era il sacro, io ero il profano. Religione e politica, io ero la politica. Chiesa e Stato, era la Chiesa, io rappresentavo lo Stato. Cielo e terra, lei rappresentava cielo e terra. Ora sono due valori sacri, tutte e due, uno divino, l'altro umanamente consacrato. Il male nasce quando si separano, invece di distinguerle, si separano la religione e la politica, sono distinte, due cose distinte, autonome, ma non separate. Che se io separo la politica dalla religione, la politica diventa un assassinio, una dittatura, un arbitrio, una impostura, eccetera. Ora Chiara accettava questo e il nostro rapporto era un rapporto sempre per cercare la coesione, il punto di congiunzione di questi valori, in modo da mettere nella umanità il sacro. Lei vedeva in me l'umanità, diceva sempre così, vedeva in me l'umanità. Ora si trattava di consacrarla questa umanità, quindi non di chiudersi in un convento a farsi santi, ma santificare tutti uscendo e immettendo nelle anime lo Spirito di Dio. Questa era una cosa nuova, il valore di Dio nella società nostra. Prima tante anime, io le vedevo, si facevano suore o frati per separarsi dal mondo, invece no, bisognava unirsi con il mondo. L'ha detto nostro Signore, io sono venuto non a giudicare il mondo, ma a salvarlo. E la originalità di Chiara di essere tornata al Vangelo sempre. Lei mise i libri in soffitta, ma si tenne il Vangelo e il Messalino, e nel Vangelo era la sua ispirazione. Ecco, Chiara dice che la venuta di fuoco introdusse l'umanità nell'ambito del focolare. Egli, nato da lavoratore, aveva fatto la prima guerra mondiale, ferito, eccetera, eccetera. E faceva vedere a lei la terra, com'era la terra, ma con l'aspirazione alla contemplazione anche in mezzo agli affari di questo mondo, attraverso le vie della droga, dell'omicidio, del ricatto, della prostituzione. Quasi dal fronte opposto, Chiara spiegava a fuoco il Vangelo con una penetrazione acuta, geniale, e poneva la parola di Dio come base dell'esistenza quotidiana, insegnandoci a stare con la Trinità 24 ore al giorno. Cioè lei non ammetteva ci fosse un periodo di parentesi. Per esempio, quando io parlavo di queste cose alla Camera con qualche deputato, una volta mi successe che una delle più alte cariche del deputato, ministro, eccetera, mi fa: questa roba che tu dici riguarda la religione, non riguarda la politica. Qui non stiamo in chiesa, qui stiamo al Parlamento. Faccio io, perché quando noi entriamo qui deponiamo la nostra, il nostro abito di cristiani all'appiccapanni? Noi siamo cristiani anche qui, anzi, il deputato è cristiano quando sta alla Camera, quando fa la politica. Come l'operaio è cristiano quando lavora cristianamente, la madre è madre quando si comporta cristianamente, tutto. Anche nell'ordine temporale, perciò, in ogni uomo deve vedersi il fratello e quindi Cristo. La legge dell'amore in concreto è la legge del servire. Sa, in politica questo è un grande concetto, perché ministro, in latino, vuol dire servo. Sono i servi del popolo, se sono veramente ministri. Amare vuol dire servire. Il sentimento è l'amore, l'atto è il servizio.
Non per nulla l'insegnamento di Cristo culmina nel chiedere che gli uomini siano tutti uno. E per realizzare questo ideale, Chiara stava svolgendo la tecnica insegnata da Gesù stesso. Dove due o tre si uniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Donde una convivenza unitaria e comunitaria, capace di testimoniare Cristo anche senza nominarlo. E qui uno dei segreti della forza nostra. Perché ci è capitato la settimana passata un vescovo anglicano dell'America, degli Stati Uniti, che ha una stima di me per aver sentito poche idee dell'ideale. È tornato e stava a parte di un congresso ecumenico. E una sera l'abbiamo invitato al centro Mariapoli, è stato con noi varie ore, ha visto il raduno che c'era, e poi mi ha detto: ma come fate voi a predicare Cristo? Perché noi vorremmo predicarlo a Cristo. Ma la gente non sa che fare, se non ci guarda, nessuno lo domanda, nessuno viene a chiederci. Come si fa a fermare uno di senti che ti voglio parlare di Cristo? Dio, senti, noi usiamo un'altra tattica. Noi se abbiamo un rapporto con una persona, la amiamo, quest'amore piano piano ha un effetto. E raccontare l'effetto di uno dei primi episodi che ha preso quando entrai in focolare. Una focolarina lavorava in una fabbrica dove c'era un reparto di 20 ragazze, le quali durante il lavoro bestemmiavano, urlavano, dicevano male di tutti, si offendevano, litigavano tra di loro. Questa focolarina non fece niente, si mise male, se vedeva che qualcuno aveva bisogno l'andava a aiutare, vedeva che qualcuno era stanca, dice te lo faccio io, riposati un pochetto. Insomma, le serviva, quelle alla fine hanno capito e hanno cominciato a domandare: ma tu che c'hai che non sei come noi? Che c'hai? Io c'ho Gesù, il quale mi dà la forza, il quale mi dice di amarvi. E mi dispiace che voi soffrite, vorrei aiutarvi di più, che posso fare tanto poco. Basta, alla fine del mese le portò tutta la comunione. E il padrone della fabbrica disse: hai fatto più tu in 30 giorni che io in 30 anni per educare questi operai. Questo ripetetti al vescovo. Dicono: non credete che voi possiate convertire facendo discorsi, lunghi messaggi stampati, eccetera. No, ci vuole l'amore. Ecco. Perché Dio è amore. Se tu dai amore, dai Dio. Ecco, dai Cristo. Perché amava, Chiara accettò di avvicinare tutti, perché tutti sono fratelli. Quindi finì qualsiasi idea di clausura, di chiusura. Noi dobbiamo servire tutti, quindi dobbiamo andare tutti, anche alla fine del mondo. E sono tutti fratelli, per noi non ci sono caste, non ci sono i negri e i bianchi. Non ci sono i ricchi e i poveri, non ci sono i dotti e gli indotti. Sono tutti fratelli, tutti figli dello stesso padre, il quale non ha figli e figliastri, ha soltanto figli, che hanno tutti la dignità del padre, cioè la dignità infinita. E così
fiorì nel focolare la meraviglia più bella agli occhi degli angeli, dei laici, anche degli angeli. La missione anche di laici, anche di sposati, uomini e donne, ragazzi e vecchi, nella comunità consacrata che era al centro del movimento dei focolari. Posso entrare anch'io in focolare? Chiesi una volta a Chiara e lei mi rispose: chi te lo vieta? E così nel luglio ci fu il paradiso, voi sapete che cos'è il paradiso di Tonadico, e ci fu perché ci fu in questo incontro tra un povero deputato, un povero laico e una creatura di Dio, quasi a simboleggiare che l'umanità ha bisogno proprio della santità per sopravvivere, per trovare la felicità, perché io ho trovato la felicità come l'avete trovata voi. E basta, alla fine dell'anno, a Natale, già eravamo un bel gruppo di sposati e non sposati, di focolarini e di i prossimi volontari, eccetera. E così, mentre a Tonadico, dove ci fu questa manifestazione di Dio a Chiara, il paradiso, mentre quell'anno arrivammo a 7, 6 focolarine e io, il secondo anno a 200, l'hanno appreso a 200, il terzo anno in 2000, e ci si avviava ai 20.000 quando incontrai il parroco di Fiera di Primiero. Ci si avviava a una condizione, non si sapeva più dove metterla a dormire. Dormivano col sacco a pelo, avevamo affittato le case in tutti i paesi dei dintorni, ma non c'era. Mi fa il parroco di Primiero: ma come avete fatto a radunare tutta questa gente? Avete cominciato con 6 o 7 persone e già siete arrivati a tanto. È una cosa sbalordita. Come avete fatto? E faccio io una cosa molto semplice. Abbiamo usato gli annunci economici sui giornali. Lui scoppiò a ridere e capì che la trazione non era nelle chiacchiere, negli articoli e nei discorsi. Rinacque in noi la coscienza della Chiesa e partecipammo alla vita della Chiesa con senso di responsabilità, sapendo che la Chiesa eravamo anche noi. Il compito precipuo della religione, cioè la santità, divenne compito anche di noi viventi fuori del chiostro e del seminario, che Gesù ha intimato a tutti: siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli. Lo ha detto a tutti, non soltanto a quelli della perfezione. E allora invece ancora non si... Mi ricordo che in quel tempo leggevo una rivista americana e un giorno trovai questa frase: i laici sono quelli che stanno seduti ad ascoltare e inginocchiati a pregare, nient'altro da fare. La messa, che era detta una lingua che noi non capivamo, in cui il prete ci voltava le spalle, e invece con la nuova tecnica inventata da Chiara, che era la tecnica dell'Evangelo, abbiamo ritrovato la convivenza con i santi, la convivenza con Dio e Gesù in mezzo. Ora, io ricordavo sempre alle pope quello che avevo letto in San Giovanni Crisostomo. Quando ero nella Biblioteca Vaticana, durante il fascismo, sentì nella Biblioteca Vaticana, perché il fascismo mi tolse da mangiare. Leggevo i padri della Chiesa e mi ricordo San Giovanni Crisostomo dice questa frase: i laici debbono vivere come i monaci con in meno il celibato. Cioè non ci deve essere separazione e distinzione tra i
bisogna amare Dio e essere perfetti allo stesso modo tutti quanti. Vuol dire che uno è celibato, uno è vergine, l'altro non lo è. Per quanto i padri inculcassero anche nei laici sposati la verginità spirituale. Tutti dobbiamo avere, i cristiani, tutti dovremmo avere la verginità carnale. È un grande dono a Dio, è il più grande dono a Dio, che si offre a Dio, vergine anche nel fisico, fa il più grande dono a Dio. Ma chi non può fare questo può raggiungere la più grande santità con la verginità spirituale. E diceva Sant'Agostino, all'inferno ci si può andare anche con tutti e sette i sacramenti, anche con la verginità, come la monaca di Monza. Chi ha letto I Promessi Sposi, il romanzo di Manzoni, c'è una monaca la quale è chiusa in clausura, che non vedeva, sempre una stanza murata, e cascò lo stesso. Attraverso la finestra riuscì a avere rapporto con un uomo e a scappare. Cioè non basta neanche la verginità, ci vuole questa verginità spirituale, cioè l'essere sempre dedicati a Dio, perché la verginità è il donarsi completamente. E si ritornava così alla prima chiesa, quando Sant'Agostino, per esempio, i padri di famiglia, quando radunava i padri di famiglia, li chiamava miei coepiscopi, cioè miei compagni d'episcopato, perché ogni chiesa, ogni famiglia è una chiesa e il capo di famiglia è vescovo. Per noi focolarini ogni famiglia è un focolare, e il capo di famiglia rappresenta Gesù, la donna rappresenta Gesù, o perlomeno rappresenta Maria, secondo come si vede, e i figlioli rappresentano anch'essi Gesù. È Gesù. È la vita della Trinità, padre, madre, prole, è la Trinità presente in ogni caso. Sa, se voi pensate come la gente si annoia nel mondo perché non sa che fare, non sa più che leggere, la televisione è diventata una noia di solito, tranne qualche eccezione. La gente muore di noia e perciò si dà la droga, perciò si dà il vizio, Orbene, noi abbiamo questa pienezza di vita, perché non viviamo più la metà della vita. Quelli vivono solo la metà che passa per lo stomaco, noi viviamo anche l'altra metà che passa per lo spirito, per l'anima. Beh, malgrado questo, finisco, ma vorrei rileggervi, forse lo sapete, ma un brano di Chiara. Ormai il concetto principale che volevo esporvi ve l'ho esposto. Nel 1960 Chiara, parlando agli esterni del terzo ramo, disse tra l'altro questo: come è stato per la nostra storia in generale, così è stato per il terzo ramo. Io non saprei dire quando il terzo ramo è nato. Allora si parlava primo, secondo e terzo ramo. Adesso abbiamo semplificato, diciamo, focolarini e focolarine. Ci sono però degli avvenimenti che possono servire per capire com'è nato. Il primo momento indicativo, senz'altro, è stato l'incontro nostro con la prima anima che aveva questa vocazione. E tutti voi sapete che è Foco, Giordani. Quando lui si è incontrato con noi, ancora nel 48-49, noi, pur avendo nell'anima Lut Omnes, non è che avevamo mai incontrato un'anima in uno stato diverso dal nostro. Cioè vedevamo tutta gente consacrata, in sostanza. Perché le prime focolarine erano già consacrate a Dio, e i focolarini anche, e quindi in un altro stato. Non era mai capitato uno che non era consacrato.
era uno che aveva gli stessi desideri nostri, e cioè un'anima grande non chiusa solo sulla sua famiglia, ma aperta sulla Chiesa, aperta su tutta l'umanità. Era una voragine questa anima di fronte alle altre che noi avevamo incontrate, e certo ci ha fatto una grande impressione, e sostanzialmente l'abbiamo sentita diversa dalle altre, con un peso che le altre non avevano. Quel peso che poi abbiamo capito che cosa fosse, era la vocazione. Io sta vocazione me l'ha data Dio, perché questa mania di voler stare, di voler essere consacrato pur avendo figli, come m'era nata, m'era stata ispirata, spiegata prima di tutto da Santa Caterina, ma poi realizzata come? Era il Signore che ha fatto tutto. Ricordo che incontrando Foco, lui era sempre stato, fin dall'inizio, il simbolo per noi dell'umanità, ed era sempre colui che teneva l'anima spalancata su tutta l'umanità. Era colui che impediva ogni reclusione, ogni limitazione, cioè non chiudersi. Noi siamo un limite, quegli altri sono. Padre Tommasi racconta, già sotto questo influsso, cominciò a consacrare i primi laici. E cominciò con consacrarne 60. In quella agape mi ricordo che Foco seguiva tutti gli avvenimenti come se si trattasse di persone che s'alzassero dalla terra a mo' di angeli che dovevano mettersi al servizio dell'umanità. Dice che a me queste anime che si consacravano, questi laici che si parevano come angeli che assurgessero in cielo e si mettevano al servizio dell'umanità e della Chiesa, non pensando più a se stessi. In fondo questa è la verginità. Quindi anche lei, Foco, anche per l'anima grande che è di per sé, perché ha tanta esperienza della Chiesa, ha scritto tanto, ha studiato tanto, ha amato tanto la Chiesa. Ricordo che aveva nella sua anima un senso sempre più profondo di ammirazione per quanto stava avvenendo. E sì, io vedevo questa evoluzione, vorrei dire dal convento all'umanità, è una meraviglia agli occhi miei. Lui non avrebbe potuto seguire quella strada di vocazione virginale perché era sposato. Però lui, dimentico di sé, colpito dalla grazia di Dio, magnificava Dio per quello che aveva fatto in terra anche in mezzo a noi. Cioè io ero contento che finalmente tanti altri giovani si unissero alle focolarine e ai focolarini e diventassero focolarini, ma tutti non sposati ancora. Lui non avrebbe potuto seguire questa strada, ma magnificava Dio per questo dono. Forse per quest'umiltà, ricordo, poiché l'umiltà attira sempre l'attenzione di Dio, ricordo che noi abbiamo detto: ma senti Foco, in fondo che cosa è che ti manca se tu ami Gesù abbandonato, se sei staccato da tutto, se non ti attacchi a niente, sei staccato dai campi, sei staccato dalla famiglia, sei staccato dalle tue idee, dai tuoi libri, dalla tua vita, dalla tua età, staccato anche dalla famiglia. Io lo ero, ma nel senso evangelico, perché non che non lo amassi. E lì fu la mia prova grande, perché mia moglie non capì questo. No, dice, se tu ami tutta questa gente vuol dire che sottrai amore alla famiglia. Io cercavo di spiegarle, no, l'amore è un incendio, quanto più legna ci metti, tanto più diventa grande questo incendio. Quanto più amo, tanto più questo amore cresce. Questo amore a cominciare dalla famiglia.
Lo ha capito però prima di morire e grazie a Dio è morta da focolarina ideale. Ma... Dunque, se tu ami Gesù abbandonato, se Gesù abbandonato è tutto per te, tu sei vuoto di te e sei pieno di Dio, e sei pieno di Dio e sei la... eccetera, sei la carità viva. Se sei la carità viva e Dio vive in te, ma chi più vergine di te? Lei lo ha scritto anche un suo libro, Chi ama è vergine, un'idea stupenda, nelle meditazioni. E ricordo che gli ho detto, ma non è la virginità fisica che conta, ci saranno delle vergini anche all'inferno, vedi? È la verginità spirituale che conta, e dove è Dio, Dio è sempre vergine, dove Dio c'è la castità, dove Dio c'è l'obbedienza, dove Dio c'è la povertà. Piuttosto, perché tutta questa consacrazione a Gesù abbandonato, per essere l'amore, non la porgi sull'altare anche tu? Non ti voti anche tu al nostro ideale in questa maniera? Cioè fai voti anche tu. E ricordo che il giorno dopo, lui solo, primo del terzo ramo, circondato da tutti i focolarini consacrati a Dio, siamo andati alla messa in una chiesa, e neanche a farlo apposta, era la chiesa di Santa Maria Goretti, la verginità eroica. E là abbiamo avuto tutti nell'animo questa impressione, la vocazione di quest'anima e di quelle che la seguiranno sarà un martirio, il martirio che Dio domanda a tutti i cristiani quando dice: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la croce e mi segue. Fuoco da quel momento non è rimasto solo, subito autoseguaci per questa strada. E ricordo che ancor prima che padre Tommasi morisse ha potuto offrire in una maniera tutta diversa dagli altri, ma pur era un'offerta e anche forte, una diecina dei nostri del terzo ramo sull'altare. L'atteggiamento avuto da fuoco mi sembra che sia l'atteggiamento che deve avere il terzo ramo. Allora il terzo ramo risulterà forse la cosa più bella che noi avremo, specie in futuro. La cosa più bella nel senso che mostrerà che siamo tutti vergini nello spirito.